Cosa capita nella sua vita il 29 maggio del 2012? Il 29 maggio del 2012, alle 4 del mattino, bussano alla mia porta e quando apro incontro i carabinieri che mi hanno praticamente detto che dovevano fare una perquisizione in casa. Cosa che hanno fatto è che si è protratta per un bel po' di tempo e in seguito, dopo che loro hanno svolto tutte le loro procedure, mi hanno detto di seguirli per firmare dei verbali. Non mi hanno detto che da lì a poco mi avrebbero arrestata, non me l'hanno detto fino alla fine, quando ormai la cosa era evidente. E così, alla fine di tutta questa procedura, mi portarono alla questura e solo allora io capii, perché ancora non lo avevano detto, che io ero in stato di arresto. Inizia così il suo calvario giudiziario, 1165 giorni di carcerazione preventiva in attesa del processo. Cosa significa vivere in carcere in attesa di un processo? Allora, intanto il mio arresto si è conclamato con la peggiore delle soluzioni, cioè tra le altre cose non solo arrestata ma condotta anche in un carcere di alta sicurezza. Già per me il fatto di finire in carcere era un'idea che non so come dire, che non avrei mai considerato nella mia vita. Poi, tra le altre cose, poi non capire il sistema, come era fatto, che cosa dovevo aspettare, non sapevo nemmeno quali erano le accuse e non mi raccapezzavo, per cui è stato non solo un disagio, ma oltre all'incomprensione, perché come dico io, se tu sai di aver sbagliato ti fai una ragione e procedi perché sei quello che ti aspetta, ma nel momento in cui tu non hai fatto niente, non capisci emotivamente, diventi ingestibile e poi vedi che il tempo passa, ma passa in una maniera lenta, con tutto il dolore che una persona può avere dentro per tutto quello che ha lasciato, per tutti gli anni della sua vita che parlano per sé, per cui è qualcosa di straziante sotto ogni punto di vista, almeno per quanto mi riguarda è così, non essendo io avvezza né a delinquere né ad avere a che fare con carceri in generale. Chi era Nunzia Fulco prima del carcere? Nunzia Fulco era una persona normalissima, come lo sono tutti, una persona che si è dedicata a crescere i suoi figli, a fare il suo lavoro, ad avere le sue amicizie, impegnata nel sociale per il tempo che aveva. Per il resto niente di eccezionale, una persona normale, una persona come tutti. A un certo punto, nel febbraio del 2017, il terzo grado di giudizio l'assolve completamente da ogni accusa. Cosa prova un cittadino italiano quando alla fine, solo alla fine, arriva in qualche modo una sorta di sentenza che può risarcire o non può risarcire per l'ingiusta detenzione? Beh, indubbiamente la prima sensazione è quella di essersi liberati di un peso, di una spada di Damocle che hai sulla testa e che comunque ti schiaccia, non ti fa vivere, non ti fa respirare, non ti fa sentire una persona normale. In seguito ti rendi conto del dolore che anche questa sentenza porta, perché in sé porta il fatto di essere riconosciuti ancora una volta dopo una corte di appello che mi aveva giudicato innocente. Anche la Cassazione stabilisce che è inammissibile qualsiasi ricorso nei confronti miei come di altri imputati.
E allora dici perché io ho perso 3 anni e 2 mesi della mia vita? Chi mi ripagherà anche di un solo giorno? Ma non è il ripagare in senso materiale quello che mi interessa. Tutto quello che io ho perso in quei 3 anni e 2 mesi, io dico sempre, beh, io oggi potrei vivere ancora un anno e ho perso completamente quei 3 anni e 2 mesi che nessuno mi ridarà più, quello che avrei potuto fare, quello che non avrei potuto fare, non importa. E comunque era la mia vita ed era giusto che io me la vivessi completamente, fino in fondo, come chiunque di noi ha diritto di fare. Quando nasce l'idea di scrivere il libro Prigioniera per caso? E cosa l'ha spinta a riempire le pagine di questo libro con la sua vicenda? Non nasce certo in quel periodo, non nasce certo in quei 3 anni, non nasce certo subito dopo. Quello che c'è in questo libro non è altro quello che io ho fatto per 3 anni e 2 mesi. Erano i miei appunti, il mio percorso emozionale, interiore, per sopravvivere a una realtà che non mi apparteneva e che non capivo. Non capivo per tante ragioni e quindi siccome io ho sempre avuto la passione di scrivere, in realtà solo per me, ho continuato a farlo anche là dentro e mi dava sollievo, riuscivo a riempire i miei spazi dilatatissimi di tempo e le mie notti quando per tutta una serie di ragioni non riuscivo a dormire. Era il mio passatempo, era il mio sfogo, era la mia valvola, quella di mantenere con me stessa un dialogo affinché io non mi perdessi in quel dolore completamente. Torniamo a quel maggio del 2012. Quali furono le accuse precise che le muoveva la procura distrettuale di Reggio Calabria? Mi accusava di far parte di un'associazione mafiosa, per cui soltanto di essere appartenente a una cosca, riconoscendomi in 416 bis, cosa che non sapevo nemmeno cosa fosse fino a quando poi l'avvocato non mi spiegò esattamente di cosa si trattasse. Mi accusavano praticamente di avere all'interno di questa associazione dei rapporti con altre persone, di cui non solo non ci potevano essere perché in realtà ero totalmente estranea ai fatti e questa accusa è stata soltanto una follia di un pubblico ministero che evidentemente non ha saputo condurre delle indagini, perché in realtà se anche le avesse fatte e fatte bene avrebbe scoperto, così come è stato, che non c'erano intercettazioni nei miei telefoni, o comunque non quelle intercettazioni che interessavano a lui, che non ce ne sono stati incontri con persone che erano coinvolte nello stesso processo, che non c'era niente di niente, che non c'erano beni, che non c'erano, cioè che non esisteva nulla, è stata soltanto un'invenzione che ha tenuto conto in maniera unilaterale di quello che era un castello accusatorio di questo pubblico ministero. Nei suoi appunti, 3 anni, oltre 3 anni, passati in carcere appunto in attesa del processo, che diventano il libro per caso, in qualche modo c'è una critica che lei solleva nel raccontare. Cosa rimane di lei dopo questa esperienza? Ovviamente lei critica la facilità con cui un cittadino può essere indagato, processato e appunto subire il carcere preventivo, ma critica anche il sistema mediatico che sta intorno a un processo. Ecco, da questo punto di vista, qual è l'appello che lei sente di rivolgere oggi al sistema? Dopo essere riuscita in qualche modo a tracciare questo racconto. Io non faccio appelli a nessuno perché non sono una persona più adatta a fare degli appelli. Posso dire, potrei suggerire,
In generale, trovandomi a parlare con queste persone, che prima di schiacciare la vita di un'altra persona, di infangarla, di accusarla e di dare per scontato delle notizie che in realtà sono soltanto delle accuse indiziarie, senza fondamento all'inizio, no? Perché io direi di stare più attenti perché la vita non è una cosa che... Schiacciare la vita delle persone non è una cosa tanto bella, perché le persone ci possono rimanere, c'è chi ha la capacità di rialzarsi, di uscire da questo ingranaggio che loro hanno creato e ci sono persone che invece ci rimangono dentro per sempre. Personalmente dico che io non sono impazzita perché probabilmente ho un temperamento molto forte, ma ci sono stata molto vicino. Bisogna sempre pensarci molte volte, piuttosto che andare a raccattare nei vari uffici dei tribunali, dei pubblici ministeri, varie notizie, informazioni, e poi buttarle sui giornali dando per scontato che la gente è colpevole, bisognerebbe pensarci molte volte. È un diritto che si arrogano in maniera molto arbitraria. C'è una parola che ritorna spesso in questo libro, la parola ferita, una ferita che rimane. Quanto questo libro l'ha aiutata a tentare di rimarginare la ferita? C'è stato un amico, il professore, che ha fatto la prefazione di questo libro, Francesco Villari, che mi ha detto che questo libro poteva essere l'occasione di dare a chiunque leggesse questo libro una piccola percentuale del mio dolore, e così distribuendolo forse io potrei in qualche maniera liberarmi. O comunque alleggerire molto questo dolore che comunque ho dentro. La ferita che c'è non è ancora andata via, è fresca, è ancora integra, perché comunque quello che mi è accaduto ha in ogni caso scombussolato la mia vita, dal punto di vista emozionale, psicologico, economico, dal punto di vista lavorativo, di rapporti. Di crescita di un certo tipo, per cui è un dolore che si ripresenta in ampie occasioni. Ancora oggi io ho delle difficoltà evidenti, che così apparentemente magari non si possono cogliere, però sono dei traumi che rimangono inevitabilmente dentro di noi ed è difficile, assolutamente. Quasi impossibile direi, soprattutto quando uno fa il carcere preventivo così come l'ho fatto io, senza aver commesso alcun reato, farsi una ragione di quel tempo sprecato, di quella sofferenza patita, e di tutto quello che una situazione del genere coinvolge, perché comunque alla fine ha coinvolto me, sì, ma ha coinvolto i miei figli che sono stati appresso a me detenuti di questa situazione, e così le persone che mi volevano bene, e così tutto quanto quello che fa parte della vita di una persona. C'è un'immagine più di altre che lei non riesce a dimenticare del carcere vissuto da innocente, cioè un'immagine della quotidianità della cella oppure del rapporto con le altre detenute o con i familiari che vedeva durante i colloqui. Qual è quell'immagine che proprio marchia in maniera indelebile il carcere vissuto da innocente? Una delle ricorrenti immagini che ho e che ho ancora adesso e non riesco a scacciare dalla mia mente, è facile immaginarla, era semplicemente l'incontro con i miei figli, vederli e allo stesso tempo vedere che già piangevano, che comunque ritenevano e consideravano il luogo in cui si trovavano assolutamente non appartenergli. I nostri incontri da naufraghi, dico io, perché comunque erano 4 ore che trascorrevamo a piangere e a disperarci, non capendo perché noi ci trovavamo in quelle condizioni.
un'altra immagine che mi viene in mente è io sdraiata nel letto di questa cella con questo blindo davanti ai miei occhi e non capivo come potesse essere possibile. Ogni mattina mi dicevo: ma allora è vero? E ogni sera prima di addormentarmi, guardandolo, dicevo: non è possibile che io sia qua dentro. Lei prima citava la prefazione del professor Villari. C'è una cosa che colpisce, la differenza tra una sua espressione e quella del professor Villari. Lei parla nel suo libro di errore giudiziario, quindi di essere vittima di un errore giudiziario, mentre il professore Villari, che contesta appunto la carcerazione preventiva, cioè quella carcerazione in attesa del processo, e la definisce ingiustizia giudiziaria, quindi con un termine preciso. Questa sua esperienza l'ha costretta anche a fare i conti con questa situazione. Quindi, da questo punto di vista, cosa si sente di dire ai tanti detenuti che si sentono ingiustamente in carcere in attesa del processo? Io ho una colpa gravissima, quella di non essermi mai interessata ai problemi che hanno a che fare con la sfera giudiziaria, perché come penso faccia ognuno di noi, fino a quando una cosa non ti tocca, non la valuti, non la consideri. Presi come siamo da tutte le nostre macchinazioni quotidiane, non ci dedichiamo alle cose importanti, e questa è una cosa importante. Io parlavo di un errore giudiziario perché non mi era ancora chiaro il mondo esistente, il mondo della magistratura. In seguito, e solo in seguito, ho potuto ragionare su questa cosa. Certo, fa bene il professore Villari quando parla di sistema giudiziario sbagliato, perché il concetto mi sembra molto semplice per una che è lontana da queste cose e che è una persona incompetente soprattutto. Però competente dal punto di vista della vita, perché sono andata, ho avuto a che fare con queste cose. Non si può arrestare una persona ancora prima di sapere se la persona è innocente o è colpevole, e soprattutto non si può arrestare una persona e tenerla insieme ad altri detenuti che hanno già delle condanne. Io lessi anche l'ordinamento penitenziario che dice che il detenuto in attesa di giudizio deve stare in posti dove non ci sono detenuti già conclamati e colpevoli. Se tu hai il dubbio che una persona possa aver sbagliato, o se tu hai paura che quella persona possa in qualche maniera, che ne so, non so, evade, scappare o non essere nelle tue disponibilità nel caso tu dovessi averne bisogno, si potrebbero fare delle strutture, eventualmente delle case, ma anche questo io trovo che siano delle cose, comunque delle prigioni. Io ritengo che esiste un altro sistema giudiziario che è quello degli arresti domiciliari. Nel caso specifico, per esempio, se loro avessero ritenuto che io ero una persona appartenente alla mafia, avrebbero potuto, fino a quando non avessero avuto tutte le prove, o comunque finisse un processo, tenermi in casa mia, insieme ai miei figli, nel mio mondo, nel mio quotidiano, senza mandarmi in carceri in Altitalia, dove poi il detenuto deve fare viaggi estenuanti per poter essere presente nei processi, oppure i familiari devono fare i viaggi della speranza per andare a trovare questi detenuti, no? Questi familiari. Ritengo che il sistema giudiziario sì, è sbagliato, profondamente sbagliato, per la facilità con cui accadono gli arresti, con la facilità con cui si infangono le persone, con la facilità con cui gli si distrugga la vita. Ritengo che spesso quando sento di persone che dopo 3, 4 anni, 5 anni escono dal carcere, io dico: ma abbiamo a che fare con matti, senza voler entrare nello specifico delle varie situazioni. Beh, quindi penso che comunque la magistratura si sta allargando troppo oltre quelli che sono i suoi compiti. Io faccio l'avvocato del diavolo. Il sistema dice,
per sconfiggere, per avere la meglio su un male così duro, storico come la mafia, c'è bisogno anche di leggi straordinarie e di interpretazioni straordinarie dei codici, fino al punto di assicurare il carcere duro nel caso di condanne e fino al punto di prevedere un lungo periodo di detenzione preventiva. Cosa risponde a queste obiezioni? Intanto sia ben chiaro che io sono la prima a pensare che chi ha sbagliato deve pagare, cioè io non sono qui a difendere il delinquente, io non dico che vanno difese le persone che hanno sbagliato, chi ha sbagliato deve pagare quello che una corte stabilisce, diverso è una persona che non ha fatto niente. Poi chiaramente i nostri carceri a prescindere sono dei carceri duri, perché sono dei carceri fatiscenti, almeno in linea di massima tutte le persone che io ho conosciuto, no? Che poi sono detenuti che vengono spostati da un carcere all'altro, raccontano tutte le stesse storie. Io stessa ho vissuto in carceri dove c'erano 3 metri per 2 ed eravamo 2, a volte 3 detenute, dove non hai l'intimità di andare in bagno, dove non c'è l'igiene per cucinare, dove non hai un posto dove mettere 2 panni, cioè situazioni invivibili, dove gli scarafaggi camminano, dove d'inverno schiatti per il caldo, dove d'inverno muori per il freddo, perché comunque addirittura persino le finestre hanno buchi e crateri dove passa l'aria gelida. Quindi già questa è una pena. Io dico che se il detenuto deve pagare, ma deve avere la possibilità che ci sia veramente quello che loro chiamano il carcere, c'è un termine ora mi sfugge in questo momento, rieducativo. Il carcere dovrebbe essere rieducativo, in realtà non lo è, perché comunque si passano giornate intere buttate a letto chiuse in una cella con 4 ore d'aria al giorno e non lo so quanto possa essere utile. 2 ultime cose. Allora, a un certo punto lei dice nel libro che la certezza di essere innocente non le bastava a sopportare il dolore di quella carcerazione, e lei dice a un certo punto: mi ha salvato l'amore. Qual è l'amore che può salvare un cittadino che perde la libertà ed è consapevole di essere innocente? Beh, mi ha salvato l'amore, nel senso che quando io sono arrivata a stare tanto male, mi sono resa conto che i miei figli, una volta che mi hanno incontrato, erano distrutti, perché io avevo delle difficoltà addirittura anche a parlare con loro. Ho visto così tanta sofferenza nei loro occhi che alla fine sono stati loro a darmi questa forza. Ho tratto dal loro amore, dal loro dolore, ho ritirato fuori quello che era diventato un sano egoismo, l'ho messo da parte per dedicarmi completamente a loro. In più un amore che è stato trasformato, cioè un dolore che è stato trasformato in amore, no? Ho deciso, è diventata forse un'ancora il fatto che se io non avessi trasformato tutto quel dolore che avevo in amore per gli altri e in una sensazione di comprensione, io sarei uscita da là distrutta, sarei uscita da là desertica. Soltanto così puoi liberarti da quella tossina che è l'odio e la rabbia. Lei è una calabrese di Scilla. Chi è oggi Nunzia Fulco dopo 1165 giorni di ingiusta detenzione, dopo una sentenza di terzo grado di assoluzione e soprattutto dopo aver scritto Prigioniera per caso? Se dovesse descriversi nel suo tentativo di rimarginare la ferita nella quotidianità, quali sono i momenti in cui ritorna questo passato? Nunzia oggi è una persona che cerca ogni giorno di ricostruire un pezzettino della sua vita.
sono tornata a Scilla, che è un paese dove non vivevo ormai da quando avevo 17 anni. Sono dovuta tornare per forza di cose perché tutte le situazioni pregresse a questo sono fallite. Sono finite tante cose, si sono chiusi i rapporti, per cui io ricomincio da zero, da un paese che avevo scelto di non stare. Beh, c'è tutta una serie di ragioni. Io andai via da Scilla, che avevo 18 anni. E non se si ricostruisce un pezzo alla volta, con tutte le mancanze che ha, perché è difficile ogni cosa, ma non è difficile a prescindere dal carcere, dalle nostre parti, figuriamoci quando non hai più quella serenità di prima. Io oggi vado avanti giorno per giorno senza crearmi molti problemi, soprattutto purtroppo ho dei periodi in cui mi rinchiudo in me stessa. Periodi in cui mi rendo conto che il mio lavoro interiore continua a tessere delle tele che possano guarire delle ferite, e vado avanti così senza pensarci più di tanto a volte, perché proprio è un impegno quello che ci metto giorno per giorno a non ricordare, perché poi per il resto mi ricordo tutte le volte che mi alzo al mattino e vedo una bella giornata, o che vedo il cielo, che vedo il sole, o che vedo il mare, mi riporta alla memoria tutte le volte che io ho sofferto nel non poter essere una persona libera per godere anche di queste cose, che sembrano sciocchezze quando ce le abbiamo, ma in realtà quando non ce l'abbiamo è un dramma, è così come la ripresa di rapporti, la ricostruzione di rapporti amichevoli, di amicali che per tanto tempo ho trascurato, non per mia volontà. Sono moltissime le cose che penso e certamente posso dire che nonostante io mi impegni con tutta la mia buona volontà, non c'è giorno che io non pensi ancora a quello che è stata la mia detenzione, alle persone che ho incontrato là dentro, o che io non pensi a quelle persone che ancora stanno là dentro e che vivono quello che ho vissuto io.